52 a 36 è finita la partita al Palacus nella palestra grande, Don Bosco contro Sant'Agostino. Un Don Bosco molto solido, quello che abbiamo visto oggi in campo, 52 a 36, come la vogliamo raccontare questa partita? Sì, allora, molto solido, verissimo, però abbiamo avuto qualche problema in fase di costruzione di gioco, soprattutto in difesa, quindi sì, solido ma a corrente alternata, quindi momenti in cui eravamo ben presenti in campo con i movimenti giusti, sia in attacco che in difesa, altri momenti di casino, proprio di cui... avevamo un blackout incredibile e loro infatti il Sant'Agostino è riuscito a fare qualche break importante. Poi complice forse la stanchezza, complice le rotazioni corte, probabilmente hanno mollato di fiato e quindi la partita poi si è girata in questa maniera. Negli ultimi due minuti non è arrivato neanche un punto, avevate costruito un bel bottino fino agli ultimi due minuti, poi che cosa è cambiato? Credo che sia stato un po' complice il fatto che alla fine è mancato un po', diciamo così, la verve a tutti quanti che ci contraddistingue, però io vorrei sottolineare il fatto come nonostante ci siano stati tanti cambi nell'ultimo anno siamo riusciti a ricostruire una squadra compatta dove tutti quanti possiamo contare l'uno sull'altro e possiamo giocare tutti insieme. È vero, ci è mancato forse un po' di continuità, però mi sembra che il lavoro svolto fino adesso da parte di tutti sia stato più che soddisfacente, anzi mi sembra che il punteggio ne sia testimone. Sì, mi viene a dire solo che il motivo per cui non abbiamo avuto fiato era anche che il campo era lungo e largo 20 km. Però adesso miglioreremo piano piano anche su questo. Vabbè, sarà il campo su cui si giocherà la fase finale. Siete capolista al momento nel girone perché Ne abbiamo vinte due. Siamo ciechi, muti e sordi. Ma infatti con la giusta scaramanzia del caso il Sant'Agostino aveva vinto la prima come il Don Bosco, ma adesso in questo scontro ha vinto il Don Bosco, quindi è capolista nel girone. Per ora sì. Cosa possiamo dire al Cairoli? Cioè, quale Don Bosco si vedrà l'8 febbraio? Credo che la squadra che si troverà davanti il Cairoli sarà una squadra che si impegna fino in fondo, sempre fino all'ultimo. Come oggi noi non molliamo, anche se negli ultimi due minuti è vero siamo stati un po' più fiacchi, ma ci trovano ben preparati e sanno bene cosa aspetta loro. Allora, appuntamento all'8 febbraio per Don Bosco Cairoli alle 21:45. Grazie ragazzi. Ciao, grazie.